Innovatec è una società che è al centro di questa fase straordinaria che è la transizione energetica. È il settore su cui si sta concentrando l'attenzione dei policy maker a livello europeo, a livello nazionale, quindi a livello anche di risorse economiche, ma soprattutto è quello che conta per noi. Su questo settore, sulla transizione energetica, si sta concentrando l'attenzione di chi gestisce il business, cioè degli imprenditori, dei cittadini e della pubblica amministrazione. L'azienda ha nel suo DNA l'ambiente, è nata più di 25 anni fa proprio nel mondo dell'ambiente, quindi quando parliamo di sostenibilità, di ambiente, di transizione energetica, stiamo parlando del nostro mestiere, delle nostre capacità di comprendere il mercato e far avvenire le cose. Oggi la società è impostata su due pilastri fondamentali, è il nostro modello di business. Da un lato, ambiente e circolarità, dalla raccolta dei rifiuti industriali non pericolosi, alla loro lavorazione fino al riciclo, che è uno dei settori portanti e trainanti della transizione energetica. Sempre di più, soprattutto sotto la spinta delle regolamentazioni europee, la cosiddetta EPR, l'Extended Product Responsibility, chi produce deve avere una consapevolezza dell'intero ciclo di vita del prodotto fino al fine vita, ed ecco quindi l'attenzione sempre di più verso il riciclo di qualunque bene venga prodotto, anche perché le risorse sono quelle che sono finite nel Certo. mondo e come tale quindi l'ambiente va rispettato. Questo per noi è una linea di business molto importante. Le acquisizioni che abbiamo fatto negli ultimi anni sono state proprio dedicate ad acquisire aziende e quindi competenze e mercati proprio nel settore del riciclo, della circolarità. Siamo partiti con l'acquisizione di Cobalt, che è un'azienda, un consorzio, era un consorzio, è un'azienda che opera nel mondo della raccolta delle batterie per automobili, così come dei pneumatici, così come dell'elettronica. Abbiamo proseguito nel cartongesso, nel tessile, nella plastica, nei materassi che sono voluminosi da mettere in discarica, che invece, se riutilizzati, possono rifornire di nuovo, attraverso le operazioni di riciclo, dei materiali importantissimi come il ferro, delle molle, piuttosto che i tessuti per fare dei pannelli fotovoltaici. Ecco, sto indicando quindi le possibilità straordinarie che questo mondo del riciclo ci pone di fronte. E questa è la prima gamba delle nostre operazioni. Ma non voglio dimenticarlo, noi stiamo lavorando anche sulle batterie a litio. Sappiamo che il litio sarà uno dei fenomeni portanti, delle tecnologie portanti nel mondo delle batterie, e quindi abbiamo già dei brevetti su questo e stiamo lavorando proprio su degli stabilimenti per riutilizzo del litio. L'altra gamba del nostro modello di business riguarda l'altra dimensione della transizione energetica, che è, guarda caso, l'efficienza energetica per le imprese e per i cittadini e soprattutto le rinnovabili. Quindi siamo esattamente ben piazzati con queste due gambe su quelli che sono gli assi portanti della transizione energetica, Assolutamente. aiutare le imprese a decarbonizzarsi, diventare più efficienti dal punto di vista energetico e soprattutto lavorare sulle rinnovabili. Ecco, da questo punto di vista direi che abbiamo acquisito competenze forti e capacità proprio per utilizzare le nuove tecnologie a supporto di questa transizione energetica. Nel mondo del fotovoltaico siamo molto interessati ed impegnati sulla valorizzazione dei campi su cui impiantare appunto stabilimenti di produzione sul fotovoltaico. Abbiamo un portafoglio importante di 450 megawatt oggi su cui intendiamo sviluppare le nostre strategie per il futuro, attraverso le autorizzazioni, attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici per poi rivenderlo magari in partenariato con qualche grande IPC, oppure costruendoli noi stessi in casa nostra con la società ESI su cui abbiamo investito di recente, che è il nostro partner di riferimento, oppure addirittura possiamo arrivare a autorizzare dei campi, costruirli e tenerli per poi rivendere l'energia. Quindi ecco, vede, una dimensione a tutto campo, sia nel versante dell'ambiente, sia nel versante dell'efficienza energetica e delle rinnovabili, abbiamo una visione end-to-end completa e siamo tra i pochi operatori sul mercato ad avere una visione di questo tipo in un mercato che devo dire è molto affollato, ma molto frammentato. Perfetto, anche l'Unione Europea, ricordiamo che
È uscito 2 giorni fa un articolo proprio sul Sole 24 Ore, si è riunito il trilogo dell'Unione Europea proprio per parlare di riciclo, in quel caso di cellulari e di dispositivi elettronici per il recupero delle materie prime critiche che adesso stanno avendo una centralità, le terre rare, no? Stanno avendo una centralità fortissima perché proprio servono la transizione energetica, quindi anche il legislatore sostiene molto la vostra attività. Quindi alla luce di quello che ci siamo detti, come sta andando il 2023 e come vede il 2024? Guardi, riprendo il suo punto sulle terre rare, questo è un punto fondamentale. Certo. Vedi, il nostro modo di lavorare, soprattutto il nostro piano industriale, di cui magari parleremo tra un attimo, è proprio disegnato a partire dalle priorità strategiche dell'Europa, dell'economia e del mercato che noi trattiamo. E la ricerca a livello europeo di una capacità autonoma nel campo dell'utilizzo delle terre rare, che è forse la risorsa più critica nelle nuove tecnologie energetiche e digitali, è uno dei fenomeni fondamentali su cui siamo concentrati. Quindi attraverso il riciclo dei nostri telefonini riusciamo a dare un contributo importante al sistema economico, alle imprese, ma soprattutto all'intera infrastruttura produttiva e economica del nostro paese per poter andare avanti su questo settore. Il 23 per noi è un anno di transizione in una traiettoria di crescita a doppio digit che abbiamo iniziato nel 21. Ci siamo posti degli obiettivi nel nostro percorso di crescere almeno intorno al 22-23% di compound nel fatturato, così come nell'EBITDA e così quindi anche a livello dell'ultima riga. Il 23 è un attimo di discontinuità, rappresenta una discontinuità in questo percorso di crescita. Perché? Perché abbiamo sofferto proprio in un business specifico, che è quello del super ecobonus, abbiamo sofferto di questa inusuale incertezza di carattere regolatoria che il governo ci ha messo di fronte, non soltanto a noi, ma a tutte le aziende di questo settore. Vede, vivere nell'incertezza fa parte anche della gestione di impresa, eh? Un buon manager deve saper navigare, certo, attraverso queste incertezze, però nella mia lunga militanza nel mondo degli affari, che supera il mezzo secolo, raramente ho visto una discontinuità così improvvisa e così profonda come quella della regolamentazione sul super eco bonus. E quindi il 23 soffre un po' di questo. Nello stesso tempo il 23 è stato un anno molto positivo perché ha già dato conferma della nostra capacità di attuare la strategia nel mondo dell'ambiente e della circolarità. Le nostre discariche stanno funzionando come degli impianti di alta tecnologia, la nostra raccolta dei rifiuti industriali non pericolosi sta proseguendo secondo quanto pianificato, l'aggiungere le verticalità dalle batterie all'elettronica piuttosto che agli altri settori verticali che ho citato stanno andando esattamente come da piano. E anche sta andando molto bene la costruzione della nuova pipeline di affari nel mondo appunto delle comunità energetiche, nel mondo delle rinnovabili. Quindi un anno di transizione, ma subito ripartiamo con la nostra traiettoria di crescita che abbiamo peraltro presentato nel recente piano industriale di qualche settimana fa. Vuole illustrarlo brevemente questo piano Assolutamente industriale? Assolutamente sì, puntiamo al 500 milioni di euro di fatturato nel 2026, con un EBITDA del 14% come margine e quindi con una ricaduta sull'ultima riga coerente con questi numeri. Quindi una crescita di nuovo in piena traiettoria del 23% del fatturato, del 24% di crescita dell'EBITDA, un piano impostato di nuovo rafforzando questi due pilastri, il mondo dell'ambiente, il mondo della circolarità, ben integrato col mondo del fotovoltaico, della valorizzazione dei campi col fotovoltaico, di cui appunto le dimensioni possono essere variegate nelle tre dimensioni: vendere campi autorizzati, costruire con l'ausilio anche di partner. Di recente abbiamo chiuso una partnership con Senec, che è un grande operatore tedesco su scala mondiale, che ci aiuterà, il nostro partner, per almeno 100 megawatt per la costruzione degli impianti, oppure utilizzando la nostra stessa consociata ESI, che è molto capace di fare grandi impianti fotovoltaici, una società quotata che voi conoscete, ecco, quindi, oppure addirittura, come dicevo, costruire e gestire in casa nostra gli impianti per generare energia che poi distribuiremo alle comunità energetiche, ai cittadini e alle imprese attraverso la nostra consociata Frisbee, che fa del trading proprio di energie verdi. Un piano che prevede 77 milioni di euro di investimenti,
direi un tre quarti dei quali dedicati al potenziamento, all'innovazione tecnologica, quindi all'aggiornamento tecnologico dei nostri impianti, e una ventina di milioni ancora riservati per potenziali acquisizioni che andranno a completare la nostra linea di verticalità nel mondo dell'economia circolare. Un piano che punta a ridurre a quanto necessario basso il valore della posizione finanziaria netta, perché vogliamo che il piano sia autofinanziante su tutte le sue parti. Un piano direi ambizioso, ma un piano assolutamente alla nostra portata, un piano su cui tra l'altro scaricheremo le energie e l'entusiasmo delle nostre persone, perché siamo passati attraverso un importante piano di rafforzamento del management da una parte, ma anche delle competenze professionali dall'altra. Perfetto. Abbiamo avuto con noi Elio Catania, presidente di Innovatech. Grazie mille. Grazie a lei, grazie a voi tutti.